Combattere il catcalling, le molestie verbali in modo non violento ma efficace, aumentando sicurezza, consapevolezza e autostima di chi ne è vittima. E questo è l'obiettivo della palestra di autodifesa verbale, un progetto del Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile ETS, sostenuto dalla Consulta Femminile Regionale, i cui risultati sono stati presentati nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris. A portare i saluti istituzionali è stato il consigliere dell'ufficio di presidenza Gianluca Gavazza, delegato alla consulta femminile, che ha ricordato come il catcalling sia un fenomeno che non può più essere sottovalutato. Tutte noi da giovani abbiamo vissuto alcuni momenti che ci hanno messo in imbarazzo, non sapevamo che cosa rispondere, per cui anche alle giovani generazioni bisogna fornire degli strumenti per contrastare questa cosa che può apparire goliardica, ma in realtà talvolta è molto infastidente, talvolta raggiunge veramente la molestia. Nata su impulso di una giovanissima socia del Centro Studi e Documentazione, l'iniziativa ha coinvolto un gruppo di studentesse e studenti delle classi terze dell'Istituto Superiore Sant'Ore di Santa Rosa di Torino. Il fenomeno abbiamo conosciuto proprio vivendolo, questo è il problema, senza alcun dubbio. Abbiamo deciso di fare questo progetto, in particolare io insieme all'associazione, per cercare di capire come difenderci dal catcalling e cercare anche di costruire insieme delle proposte di risposta a questi insulti, queste molestie. L'esperienza della palestra di autodifesa verbale è stata poi tradotta in una campagna di sensibilizzazione contro il catcalling, diffusa mediante 15 brevi videoclip. Due frasi particolarmente incisive: se non rispondo al tuo catcalling è perché ho di meglio da fare e il catcalling non ti rende più figo, sono state riprodotte su t-shirt che i ragazzi diffonderanno tra i propri coetanei. Il problema delle molestie per strada è che ti lascia paralizzata, no? E poi torni a casa e dopo magari un'oretta ti viene in mente quello che avresti veramente voluto rispondere. Una palestra di autodifesa verbale potrebbe essere una buona soluzione per condividere strumenti e aumentare il proprio senso di efficacia. All'incontro sono intervenute anche Anna Ronfani, vicepresidente di Telefono Rosa, e in collegamento online Irene Manca dell'associazione Break the Silence, realtà nata per promuovere l'uguaglianza di genere e il contrasto alle molestie di strada. Se qualcuno per strada mi ferma dicendo "che bel vestito che hai", gli rispondo "ti piacerebbe indossarlo".